Buongiorno ragazzi, buongiorno, andiamo al lavoro. Oggi e ieri c'è stato meno traffico rispetto al solito, infatti boh, forse dovrei iniziare. Mi fa ridere perché quando parto un po' in ritardo, lì si accumula tutto il traffico arretrato. Cioè, secondo me ci sono quei 10 minuti dove se parti 10 minuti prima è come se ne partissi mezz'ora prima, in termini, se avessimo la stessa quantità di traffico. Cioè, quei 10 minuti dove partono tutti e quindi puff, si aggregano. Perché adesso sono 2 giorni di fila che parto alle 8 spaccate e ora sono. E ci ho messo 10 minuti per arrivare in questo punto qua. Quando di solito partisse alle 8:10 ce ne vorrebbero 17, 18, 20 minuti abbondanti. 20 minuti abbondanti. Mentre adesso tutto a posto, insomma, arriveremo anche stavolta in anticipo in ufficio. Che è positivo, cioè negativo perché mi sveglio 10 minuti prima, comunque 10 minuti in meno per cazzeggiare come al solito. È negativo perché, cioè è positivo perché poi alla fine alle 5 e mezza io sono fuori. Allo scoccare del gong, campanella della ricreazione, io scappo. Comunque oggi è venerdì, stasera ovviamente si esce con gli altri in zona Uni. E anche se mi sarebbe piaciuto partire con mio fratello Giulio e gli altri per andare alle Terme di San Filippo o lì vicino, perché ho sentito che c'è tipo un mulino, no? Non mi ricordo il nome, che è lì vicino, che è bellissimo. E quindi così, mi sarebbe piaciuto andare là ovviamente, ma purtroppo ragazzi, c'è gente che lavora e avete presente l'amico on a Tuesday che è unemployed, che si butta a fa parapendio. Va, che ne so, lo zoo, si iscrive a corsi per diventare sommozzatore, quelle cose lì, ragazzi. Esattamente mio fratello adesso, ma giustamente, cioè, anzi, quando io ero disoccupato avrei dovuto approfittarne e fare anch'io un botto di cose. Purtroppo non le ho fatte. Semplicemente no, tanto di cappello. Comunque, cambiando completamente discorso, io ho sentito che tutti questi lavori qua che ci sono per la TAV dovranno finire nel 2028 e io, cioè, voglio vedere altri 3 anni e mezzo col traffico qua, come ci aggestiamo. No, bene, cioè, speriamo che dopo sia molto meglio la situa, che mettano come in America 7 corsie a lato. Anche se ho i miei grossi dubbi, enormi. Poi per il weekend, di la verità, non è che ci siano molti piani. Devo fare colazione la mattina con la Cotti, che le do una mano nel curriculum. Pomeriggio un aperitivo, la sera per adesso non c'è nulla di programmato, ma qualcosa si farà a sto punto. E mentre la domenica lì dovrei avere qualcosa, forse vado in Lessinia, penso, cioè, mi piacerebbe, quindi si organizza con chi può e si parte e andiamo. Con YouTube sto prendendo un po' una pausa, nel senso sto continuando a fare, ma non lo so, sinceramente l'entusiasmo è un pochino meno rispetto che in passato. Sarà che forse allo scoccare dei 6 mesi dentro di me ho avuto sta riflessione, però mi sono promesso almeno un anno, anche perché che poi sarà più di un anno probabilmente, però a me piacerebbe fare almeno un anno, giusto per togliermi la spunta, dire ci ho provato a fare daily vlogging quando ero giovane e così. Però un pochino mi dispiace anche perché, cioè, continuo a pubblicare ma c'è sempre meno gente che guarda questi video e quindi mi fa pensare, cioè, quando avevo iniziato banalmente avevo molti più views, molti più commenti. Non so, vabbè, sarà che comunque i video quelli interessanti sono pochi, la maggior parte sono io che parlo un po' a vanvera, che è lo scopo di questo daily vlogging. E ogni tanto faccio qualche hit, però sono comunque rare. E non so, mi piacerebbe farne qualcuno in più per essere più motivato, ecco, cioè mi fa sentire leggermente più motivato quando ricevo dei commenti, quando ricevo, insomma, i likes e queste cose qua. Cioè, è un modo per me che nel mio cervello dice ok, stai facendo un buon lavoro e così spinge l'algoritmo, più gente me lo guarda e a me fa super, ovviamente super piacere. Ma quando non succede,
cioè succede l'effetto opposto, dico ma chi me lo fa fare? E sono io che me lo faccio fare. Vabbè, comunque niente ragazzi, quindi questa piccola riflessione. Ora sono le 8:15 e tra 5 minuti sono in ufficio, cioè 20 minuti per arrivare in ufficio quando parto alle 8. Se parto alle 8:10 ci metto 40, cioè è incredibile. Vabbè, arrivato in ufficio ragazzi, ora iniziamo a lavorare. Stasera avevo voglia di cucinare, quindi mi sono fatto delle cotolette, ho grattugiato il pane, tutto, e poi le patate, stavolta rondelline, non vedo l'ora. E perché sì, va bene, è venerdì sera, quindi... E perché, non lo so, avevo voglia stasera, no? Cioè, l'opzione era fammi una pizza, però dai, l'ho già mangiata l'altro ieri, quindi possiamo anche evitare. E quindi ho detto ma sì, ci facciamo delle cotolette. Detto questo ragazzi, adesso andiamo nel passaggio fondamentale, che è togliere l'olio. Quindi visto che secondo me ora questa è pronta, le metto qua così sgocciolano un pochino. Non so se sono l'unica persona in sto mondo a farlo, ma mi piace pensare che togliendo un po' l'olio diventano leggermente più sane. Quindi adesso prendo anche dell'altra carta, quando spegniamo qua l'olio. Da tantissimo che non friggo, da veramente tantissimo, perché non è che faccia molto bene, anzi proprio no, però dai, quella volta ogni tanto ci sta, quella volta. Ok, secondo me non riuscirò a finire tutto, quindi potrebbe darsi che sarà anche il mio pranzo di domani. Pensavo di averne preso meno, invece dai, sono 5 fettine abbondanti. Quindi facciamo così, teniamo questo qua così si tengono al caldo, prendiamo un altro piatto che è tipo il quarto della serata, perché uno per l'uovo, uno per la farina, uno per il pane grattugiato, uno per la carne, questo e questo. Adesso le patate sono pronte tra 2 minuti, ma vabbè, senti, le prendiamo perché ci fidiamo. Anche questo sarebbe top, lasciarlo un pochino a sgocciolare. Magari ora potrei prendere un altro tovaglioletto. Potevano essere benissimo 2 porzioni, ragazzi, però vivo insomma da solo e quindi non è uno sponsor al ketchup qua. Prima o poi sarebbe carino avere qualche sponsor, ma no. Quindi questo, maionese, ce l'ho lì fuori, ora le apriamo così non piange più. Sentitela. Ho messo un po' di limone sopra. Ora la Cri ci spiega come si guida. Allora, schiacci la frizione. Sì, alza l'aria. Devi fare il giochino. Alza l'aria. Adesso parcheggiamo davanti all'autoscuola. Sì. E gli facciamo vedere cosa ci hanno insegnato. Esatto, io ho preso qua la patente. Mi hanno segato 2 volte. Allora... Dov'è l'autoscuola? Qua, mettiti dietro questa fiesta. La fiesta. Esatto. Olè. Ok. Olè, i viaggi importanti. Comodissimo. Opla, via, via. Siamo al campus. Arrivati al campus. Ed è finita ragazzi, seratina finita, se non l'avete ancora fatto io vi invito a mettere mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mi raccomando l'algoritmo si sfama dalle vostre interazioni come al solito e quindi spingiamo per bene. Noi ci vediamo domani alle 11 dove dovrò editare una miriade di video e anzi la mattina devo andare prima dalla bolla a dare una mano per il curriculum e poi video da editare, tante cose, muoio. Vabbè, noi ci vediamo.